ritrovati venerdì 5 gennaio, buon anno a tutti. Torniamo con Wind City Sport Weekend qui dalla sala di Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Ci ritroviamo anche in questo 2018 con il nostro contenitore di informazione sportiva legato al mondo delle scommesse. Il sommario di oggi, subito in apertura, parleremo ovviamente di calcio con la Serie A, sono fermi gli altri campionati in Serie B e in Serie C, quindi ci concentreremo sul massimo campionato, sia per quel che riguarda il turno e la classifica, ma anche con ci concentreremo e andremo a vedere le quote degli incontri principali di questa giornata che si giocherà appunto nel giorno della Befana. Nella seconda parte invece apriremo come di consueto con l'intervista. Quest'oggi avremo un campione mondiale di uno sport individuale, quindi variamo un po' quello che è il nostro excursus nel mondo dello sport. Procederemo dopo il collegamento telefonico con le multiple che ogni settimana vi suggerisco, prima sul calcio italiano, poi sul calcio internazionale, oggi concentrato solo sul campionato spagnolo perché negli altri campionati c'è la sosta e si gioca in Liga che riparte proprio nel giorno dell'Epifania. In chiusura invece ci occuperemo di rugby con gli incontri internazionali per club del Pro 14 e di tennis. Cominceremo a parlare in anteprima degli Australian Open che scatteranno a metà gennaio in Australia. Apriamo subito con il calcio, la Serie A. Andiamo a vedere immediatamente il turno che si giocherà, le partite che si giocheranno domani 6 gennaio. Torino-Bologna, sfida abbastanza equilibrata, peraltro il Torino ha appena cambiato allenatore, via Mihajlovic dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, è arrivato Walter Mazzarri che dunque si troverà subito di fronte a una squadra rognosa come il Bologna di Doradori. Poi Milan, Crotone, Napoli, Verona, Spal, Lazio, Benevento, Sampdoria, prima vittoria del Benevento nello scorso turno, quindi queste festività natalizie hanno fatto bene alla squadra di De Zerbi, Genoa, Sassuolo, Roma, Atalanta. Chiude il turno domani sera, Cagliari, Juventus, con la Juve ormai a ridosso del Napoli. Sono queste due le squadre che in questo momento si stanno giocando il primo posto, Napoli campione d'inverno proprio nello scorso turno con la vittoria a Crotone. Ma infatti andiamo a vedere la classifica, quello che vi dicevo, Napoli 48, Juventus 47, segue un punto, si è staccata l'Inter con le ultime prestazioni non proprio positive, un punto nelle ultime tre partite, 41 punti per l'Inter, poi Roma 49, Roma 39, Lazio 37, Sampdoria 30 e Udinese 27. Queste ultime quattro squadre hanno però una partita in meno che recupereranno nelle prossime settimane. Poi all'ottavo posto insieme all'Atalanta c'è la Fiorentina con 27 punti, Torino e Milan 25, situazione abbastanza particolare per il Milan di Gattuso che da quando è arrivato ha conquistato soltanto 5 punti in 5 partite. Il Bologna ne ha 24, Chievo e Sassuolo 21, Cagliari 20, 18 per il Genoa nella zona calda della classifica, la Spal ha 15 punti insieme al Crotone, Verona penultimo con 13 punti, chiude il Benevento mestamente ultimo con 4 punti. Vi dicevo, nello scorso turno la squadra, le streghe di Benevento hanno conquistato la loro prima vittoria in Serie A storica contro il Chievo per 1-0. Ma a proposito di singole partite, vediamo quelle che sono le quote delle gare che abbiamo selezionato in questo turno. Ne abbiamo selezionate ben 4, partiamo da Spal-Lazio, una partita in cui prevediamo diversi gol. Infatti la quota del gol è 1,76, quella dell'over 2,5 1,72, interessanti anche le quote 1x2, con la Lazio 1,57 e la Spal addirittura 6. Potrebbe scapparci risultato a sorpresa come è successo nella gara d'andata all'Olimpico con l'X a 4,10. Vi parlavo del Benevento che giocherà contro la Sampdoria, quota 1 e quota X a 3,50, il 2 a quota 2,10, quindi potreste diciamo azzardare sulla quota 1x2, ma interessanti anche le quote no gol a 2,19, l'under 2,5 a quota 2. Questa è una partita in cui il Benevento deve cercare di racimolare altri punti perché la situazione per la squadra campana è davvero quasi diciamo ridotta al lumicino le proprie speranze di poter mantenere la categoria, visto e considerato che ci sono diverse squadre davanti che comunque non si stanno fermando, vedi il Verona, vedi la Spal che comunque si sono riprese. Roma-Atalanta è la sfida forse più interessante della giornata, la Roma deve rifarsi dal pareggio in casa col Sassuolo, la quota 1 a 1,70, l'Atalanta è una squadra che abbiamo visto anche a Milano ha saputo fare grandi cose, il 2 a quota 5, chi volesse azzardare può tranquillamente puntare anche sull'Atalanta, anche se noi
crediamo che la Roma questa volta non sbaglierà partita. Quota gol a 1,67, l'over 2,5 a 1,68, quindi anche in questo caso potrebbe scapparci una partita con qualche gol, quindi non vi suggeriamo invece di puntare sull'under 2,5, sebbene la quota sia di 2,10. Chiudiamo con Cagliari-Juventus questa prima parte, strafavorita la Juve 1,35, l'over a 1,72, però come è successo anche a Verona, la Juve potrebbe prendere un gol, potrebbe scapparci la quota del 2,10 gol, ovvero che segnano entrambe le squadre, quindi insomma questi sono le quote su cui ci siamo concentrati per quanto riguarda le partite della Serie A. Chiudiamo questa prima parte, ritorneremo nella seconda parte, apriremo con il collegamento telefonico di oggi. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend per questo venerdì 5 gennaio, la apriamo subito con il collegamento telefonico. Oggi abbiamo un campione di uno sport individuale, peraltro siciliano doc. Buongiorno Paolo Pizzo, campione di scherma, catanese, siciliano, insomma, raccontaci un po' quello che è la tua attività e il tuo sport inizialmente. Ciao Paolo. Ciao, grazie di avermi invitato nel tuo spazio. Niente, sì, in pratica l'anno è iniziato con grandi sfide, ovviamente avendo rivinto il titolo mondiale di spada individuale, tutti mi sfidano, vogliono il mio trono, tra virgolette, no? Quindi è chiaro che riconfermarsi è sempre difficile nello sport, come in qualunque ambito anche lavorativo, soprattutto dopo che raggiungi un livello top, e quindi la mia sfida per questo 2018 è quantomeno rendere difficile la vita di chi vuole conquistare il titolo mondiale al posto mio. E quindi questo è già un punto di partenza per quest'anno che si è appena aperto. Ti rinnovo gli auguri di buon anno, che comunque ti possano portare a dei nuovi traguardi. Dicevi bene, cominci con grandi stimoli anche perché sei detentore e difendi il titolo. Partiamo però da quello che è stato il tuo cammino, insomma la tua crescita che ti ha portato a vincere un titolo mondiale. Abbiamo sentito nelle scorse settimane tanti sportivi di altri sport, ma tutti sport di squadra. Ecco, la scherma è uno sport individuale. Quali sono le differenze più importanti nella concentrazione e nella crescita individuale di questo sport? Sì, è chiaro, io ho cominciato appunto attratto dal fatto che questo sport è prettamente individuale, ma poi si arriva anche a partecipare alle gare a squadre. Tra l'altro la disciplina olimpica prevede anche la gara a squadre, quindi c'è un'evoluzione in questo sport. Lo fai perché sei da solo dentro la maschera e ti confronti contro un avversario, e poi c'è anche la disciplina a squadre, dove devi proprio avere una sorta di metamorfosi, cambiare e calarti in un altro ambiente proprio. Nella nostra squadra olimpica, tra l'altro, siamo tre della provincia di Catania, tre catanesi su quattro, quindi siamo molto uniti. E individualmente l'ho apprezzato appunto perché non hai scuse, te la devi cavare da solo nella scherma. Io ho iniziato a Catania, a Piazza Lupo, poi ho dovuto lasciare la mia città con qualche rimpianto, ovviamente, però fa parte del percorso di molti sportivi, purtroppo. Ecco, ti chiedo, i progetti invece, le prospettive per quest'anno, sino all'obiettivo chiaramente di Tokyo 2020, insomma ci sono 2 anni e mezzo da qui alle prossime Olimpiadi in cui avrai magari fissato dei
un percorso con degli obiettivi e dei passaggi fondamentali. Sì, voglio essere molto netto, adesso ho vinto 2 mondiali in carriera, quindi non che sia passata la fame dal punto di vista del mondiale, però l'obiettivo si è spostato un po' più in alto. È chiaro che mi manca una medaglia individuale olimpica e mi manca un oro olimpico a squadre, perché da Rio de Janeiro siamo tornati con un argento stupendo, ma perdere con la Francia per un italiano non è mai il massimo, quindi quel match è ancora aperto, vogliamo tornare a Tokyo più forti di prima a conquistare quell'oro. A breve termine, chiaro, mi piacerebbe vincere il mio 3° campionato italiano, quest'anno tra l'altro nella cornice di Milano organizzeranno un grande evento per la scherma, quindi quello è il mio obiettivo più vicino. Peraltro la Sicilia è una terra fertile dal punto di vista della scherma, anche perché, come dicevi bene tu, sono tanti siciliani e catanesi che sono impegnati nelle massime competizioni nazionali. Sì, c'è la stessa Rossella Fiammingo, che lei in controtendenza ha scelto e ha trovato la sua dimensione ancora a Catania e è rimasta lì. Noi siamo un grande gruppo, tra l'altro a parte il fatto che ci sentiamo tutti i giorni, in ogni caso ci sono le nuove leve anche nel catanese, c'è un gran vivaio, è molto viva tutta la Sicilia dal punto di vista schermistico, anche se magari non tutti gli appassionati di sport hanno presente bene di cosa si parla, però siamo proprio un grande vivaio anche a livello nazionale, la nazionale attinge a piene mani dalla Sicilia e noi siamo sempre pronti. Ti chiedo adesso, spostando un po' l'attenzione su quello che possono essere gli altri sport, hai avuto mai interesse per qualche altra disciplina o segui comunque gli altri sport in generale? Come no, vorrei, anzi rispondi un portone, perché è quello che vorrei da tutti gli appassionati siciliani e italiani, nel senso che io, per quanto sia specializzato nella scherma, amo, adoro tutti gli sport, dal calcio alla pallavolo, al rugby, al pattinaggio, tutto. Quindi per esempio seguo molto da vicino la Capo d'Orlando Basket, la Pantalacqua Ragusa al femminile, l'Amatori Catania, la Nuoto Catania, l'Orizzonte e il Calcio Catania, ovviamente, anche se in questo periodo è un po' altalenante, speriamo ritorni ad alti livelli. Insomma, ti sei fidelizzato con le più importanti realtà sportive catanesi, ma credo che seguirai anche gli sport in ambito nazionale, di questo ne sono certo. Ti chiedo, tifi per qualche squadra, a parte chiaramente il Catania, che è la tua squadra, la città dove sei nato? È chiaro, sono legatissimo al Catania, nella stessa che ritorni ai livelli che competono a un pubblico come quello rossazzurro, seguo il Milan, perché mio nonno era milanista, quindi mi ha fatto appassionare per la squadra, ovviamente, che ormai ricordo a fatica, perché quella di questo periodo, di questi tempi, è abbastanza inguardabile. Quindi calcisticamente sono un po' in sofferenza. Il Catania ha atteso da una parte di campionato finale dove deve emergere, deve far vedere di essere superiore, come ha fatto vedere a Sprazzi, no, in questo campionato. E quindi io ogni weekend sono lì ad aspettare la consacrazione di questa squadra. La Serie B già sarebbe un palcoscenico decente per quello che siamo in grado di dare noi catanesi a questa squadra come affetto. Io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata, spero di ritrovarti presto, ti auguro le migliori fortune e ti faccio in bocca al lupo per l'anno che è appena iniziato. Grazie Paolo. Grazie a te, un abbraccio, ciao. Ciao Paolo, grazie. E dunque abbiamo avuto modo di parlare di scherma ma anche di calcio con Paolo Pizzo, catanese, campione di scherma, campione mondiale in carica, e peraltro ci ha parlato di questo grande obiettivo che saranno poi i giochi olimpici di Tokyo 2020. Noi continuiamo con quella che è la scaletta di questa puntata e dopo l'intervista passiamo alle multiple che ho studiato questo weekend dell'Epifania per voi. La Serie A giocherà quasi per intero domani, a parte gli anticipi che ci sono già stati oggi, vediamo quelli che sono i suggerimenti legati al calcio italiano. Vi parlavo proprio della Serie A e apriamo con questa multipla, la prima dedicata al calcio italiano, al massimo campionato di Serie A. La vediamo subito, vi suggeriamo una quota un po' azzardata, ma neanche troppo, l'under 4,5 di Napoli
contro Verona. Sappiamo che il Napoli è una squadra che segna tanto, ma negli ultimi tempi non è stata quella macchina da gol che tutti conosciamo. Proseguendo con Genoa Sassuolo, in questo caso l'under 2,5 a 1,72, poi Roma-Atalanta 1, la Roma deve rifarsi dopo il pareggio un po' a sorpresa contro il Sassuolo in casa nell'ultimo turno, quota 1,70, il 2 della Juventus a Cagliari e l'1 del Milan con il Crotone, queste due quote abbastanza basse. Poi l'over 2,5 invece di Spal contro la Lazio, queste due squadre solitamente segnano parecchio, quindi vi suggeriamo la quota dell'over per una quota totale di 14,05. Questa è la prima multipla sulla Serie A. Invece passiamo a un'altra multipla di 4 partite, però con quote decisamente più alte. In questo caso per Cagliari-Juventus vi suggeriamo l'over 2,5 a quota 1,72 e poi l'X di Benevento-Sampdoria 3,50, gol di Spal-Lazio 1,76 e anche X di Torino-Bologna 3,45, dunque la quota è di 36,55, alzata chiaramente dai due pareggi pronosticati che vi suggerisco, Benevento-Sampdoria e Torino-Bologna. Questo per quel che riguarda la Serie A, ma come abbiamo visto nella prima parte, ci sono tante quote interessanti nelle altre partite. Insomma, speriamo di portarvi fortuna e avere la possibilità di poter parlare nella prossima puntata di multiple vincenti e di diciamo vostri messaggi in cui ci ringraziate per questi suggerimenti. Noi salutiamo nel frattempo gli amici di Radio Studio Centrale che ci hanno tenuto compagnia. Continuiamo invece con il calcio internazionale. Sono fermi i campionati in Francia e Spagna, riprenderanno nel prossimo weekend. Nell'Epifania si gioca solo in Spagna perché in Inghilterra, in Premier League, si è giocato molto e spesso durante le festività natalizie, ora spazio dedicato all'FA Cup, mentre Spagna riprende la Liga con la 18ª giornata. Andiamo a vedere quello che è il programma con Atletico Madrid-Getafe, favorito qui l'Atletico Madrid, poi Valencia-Girona, Las Palmas-Eibar, il derby di Siviglia, tra l'altro dove a Siviglia sulla panchina della squadra di casa è arrivato Vincenzo Montella, l'ex allenatore del Milan, derby appunto a Siviglia, Siviglia contro Real Betis, favorito ampiamente il Siviglia con una quota di 1,48. Poi procediamo col programma della 18ª giornata in Liga, Leganes-Real Sociedad, Barcellona-Levante, irrisoria la quota dell'1 del Barcellona, quindi favoritissimo. Noi, se dobbiamo darvi un suggerimento, puntate su i tanti gol che potrebbero esserci in questa partita. Poi Athletic Bilbao-Alaves, Villarreal, Deportivo La Coruña, Celta Vigo, Real Madrid, turno non semplicissimo per il Real Madrid che deve recuperare terreno dopo la batosta nel classico prima di Natale contro il Barcellona 3-0 casalingo. Chiude il turno lunedì la sfida tra Malaga ed Espanyol. Questo è il turno che si sarà in Spagna appunto domani e domenica, chiudendo appunto come dicevo lunedì sera col Monday Night. Andiamo a concentrarci invece sulle singole partite. Vi parlavo del derby di Siviglia, prima di Montella in campionato, ha già esordito in Coppa di Spagna vincendo in trasferta l'impegno appunto che ha giocato durante la settimana. Siviglia favorito con la quota di 1,48, pareggio 4,55, 2 a 6,50. La quota gol è quotata a 1,60, mentre l'over a 1,49 sembrerebbe una partita in cui c'è da aspettarsi diversi gol, però non è detto che possa scarparci la sorpresa, visto e considerato che è un derby, la quota under 2,5 a 2,45 potrebbe essere interessante. Vi parlavo anche dell'impegno del Real Madrid, difficile sul campo del Celta Vigo, sebbene il Real sia favorito con una quota di 1,48 per il 2, addirittura l'1 a 5,90, anche qui la quota gol e la quota over molto basse, 1,42 e 1,34, in questo caso c'è da aspettarsi sicuramente più di due gol, questo è quello che ci sentiamo di suggerirvi. A proposito di quote e suggerimenti, andiamo a vedere quella che è la multipla che ho pensato per voi per quanto riguarda il calcio spagnolo, legata questa settimana soltanto al calcio spagnolo per quel che riguarda i campionati internazionali. Barcellona Levante over 3,5 1,44, Leganes Real Sociedad 1,53 l'1x, Valencia 1 e Villarreal 1 1,60 1,57, gol di Celta Vigo Real Madrid. E poi l'over 2,5 di Siviglia Real Betis e l'1 dell'Atletico Madrid per una quota totale di 18,84.
Con questo chiudiamo lo spazio legato alle multiple di questa puntata. Concentriamoci nell'ultima parte sul rugby. Si giocano domani diversi incontri internazionali della International Pro 14, che sarebbe il torneo internazionale delle squadre per club, dove partecipano sia la Benetton Treviso che le Zebre come formazioni italiane. La Benetton sarà impegnata contro il Citas, tra l'altro squadra, la squadra trevigiana è favorita, mentre le Zebre se la vedranno con i Glasgow Warriors, in questo caso invece favoriti gli scozzesi contro la formazione italiana. E poi quote molto basse per il Leinster contro l'Ulster e il Munster contro il Connacht Rugby. Chiudiamo invece con un'anticipazione per quel che riguarda il tennis. Tra qualche settimana si giocherà, a metà mese, si giocherà l'Australian Open, sia femminile che maschile. Nel torneo femminile favorita Serena Williams con una quota di 5,50, la Muguruza 7,50. Se volete puntare un po' più in alto, vi suggeriamo la quota 12 di Maria Sharapova, tornata nel circuito internazionale del tennis. Invece nella categoria maschile, Roger Federer favoritissimo a 2,75, mentre Djokovic a 5, Rafa Nadal, un outsider potrebbe essere Zverev, che ha vinto il torneo di Roma l'anno scorso a 12, oppure Wawrinka a 16. Con il tennis noi chiudiamo questa puntata di Win City Sport Weekend. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo ancora da parlarvi di basket e pallavolo. Questa settimana non l'abbiamo fatto perché i campionati erano fermi. Lo faremo nelle prossime puntate. Da Francesco Ricca è tutto per questa settimana. Alla prossima.